Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati a una nuova edizione di Friuli in diretta con le notizie di giornata, con anche in qualche modo la politica che riparte. Oggi c'è riunione di giunta per quanto riguarda il comune di Udine con delle decisioni da prendere. Noi saremo lì live tra poco con Francesco Pezzella. Si parla del patrocinio all'FVG Pride, che lo sapete è in programma a Lignano sabato prossimo 31 agosto. C'è la questione di Piazza Garibaldi, macchine sì, macchine no da settembre, con ancora una volta la giunta che si ritrova spaccata in qualche modo con opinioni e posizioni diverse. Tra poco andremo a sentire tutte le voci e cercheremo di capire quelle che sono le decisioni che sono state prese questa mattina con la giunta, appunto, in corso. Nel frattempo andiamo avanti con la cronaca, con il fatto purtroppo di una bambina di 8 anni, una bambina tedesca in vacanza a Bibione con i genitori, che ha perso la vita ieri nel tardo pomeriggio. Stava giocando nell'acqua bassa quando ha perso i sensi e non si è più ripresa. Un'ora di massaggio cardiaco, poi i bagnini di Bibione Spiagge lo hanno affidata alle cure degli operatori del SUEM dell'USL 4, arrivati in piazzale Zenit, mentre nel frattempo era anche stato allertato l'elicottero da Padova, ma alla fine l'elicottero è ripartito purtroppo vuoto. I genitori hanno detto ai carabinieri che la bambina aveva dei problemi di salute, probabilmente disturbi cardiaci, ma c'è tutto da accertare. Ci sono nelle ultime ore anche indiscrezioni che parlano di un malfunzionamento del defibrillatore, ma sono tutte cose, tutte notizie, tutti i dettagli che vengono accertati proprio in queste ore. Alla famiglia sotto shock, l'azienda sanitaria ha messo a disposizione il servizio di supporto psicologico. I carabinieri della compagnia di Portogruaro hanno ricostruito con i familiari gli attimi prima della terribile tragedia. Un importante successo, ancora un importante successo per l'ospedale di Udine. In questo caso è la neurochirurgia ad aver confermato il livello di eccellenza raggiunto, che va oltre i confini nazionali. Di recente due giovani pazienti in età pediatrica affetti da gravi patologie neuro-oncologiche sono stati operati con successo al Santa Maria della Misericordia. Vediamo. Conferma un punto di riferimento come eccellenza nella neurochirurgia non solo a livello nazionale ma anche oltre i confini del nostro paese. Di recente due giovani pazienti stranieri affetti da gravi patologie neuro-oncologiche sono stati operati con successo dall'equipe del dottor Marco Vindigni, direttore della neurochirurgia udinese. I due pazienti, che nei loro paesi di origine non avrebbero potuto ricevere cure adeguate, sono stati seguiti in prima battuta dalla clinica pediatrica diretta dalla professoressa Paola Cogo. Si tratta di un quindicenne albanese affetto da una grave forma di tumore cerebrale. La famiglia del ragazzo si era rivolta disperata all'associazione Luca Onlus, che ha organizzato il trasferimento in Italia. Una storia simile anche per il secondo caso, una ragazza colombiana di 17 anni con un tumore all'ipofisi che minacciava la sua vista. Il tumore non era stato correttamente diagnosticato nel suo paese di origine. La rete di accoglienza ha consentito alla paziente di raggiungere l'Italia ed essere presa in carico dall'equipe di Vindigni. E ora torniamo alla notizia con cui abbiamo aperto, ovvero le notizie che attendiamo dalla giunta riunita questa mattina in comune. Allora, andiamo a sentire Francesco Pezzella se ci sono già le prime novità. Buongiorno Francesco. Allora, ti vediamo ma non ti sentiamo al momento, quindi attendiamo di ripristinare anche il collegamento audio con Francesco Pezzella. Non so se facciamo subito un tentativo o mandiamo prima un altro servizio e poi proviamo a tornare da lui. Francesco, riproviamo. Buongiorno. No, allora torneremo da te. Torneremo da te tra poco. Torniamo sui fatti che riguardano ancora la città e su quel gesto scellerato che è stato compiuto da un tifoso sabato notte, ovvero è stato lanciato un petardo fuori da un locale e una ragazza è stata ferita.
Momenti di panico e tensione nella nottata tra sabato e domenica a causa di qualche tifoso molesto. Il fattaccio è successo all'esterno di un noto locale del centro, il MoMart, dove è dovuta intervenire l'ambulanza e la polizia per una ragazza di 20 anni ferita a una mano fuori dal locale di via Sarpi. Nonostante l'ora, era poco dopo l'una di notte, il locale era molto affollato ed è stato sconvolto da una forte esplosione. Le videocamere di sorveglianza hanno inchiodato un giovane che lascia cadere a terra tra le persone ignare un fumogeno, presumibilmente un tifoso reduce dalla partita dello stadio di Lazio, visto che al suo fianco c'erano altri ragazzi con sciarpe. Nel fuggi-fuggi generale post-esplosione del petardo una ragazza ha avuto la peggio, quindi con la fiammata dello stesso che ha colpito la mano della ventenne ferita. Si è capito per fortuna subito che la ferita era superficiale, per lei arriva comunque un trasporto in ambulanza all'ospedale di Udine, ma in codice verde con una prognosi di 7 giorni. La polizia ha subito intercettato il responsabile che era, come detto, in compagnia di altre persone. Tantissima la paura per un gesto sconsiderato, mitigata per fortuna solo dall'aver evitato danni peggiori. È arrivato il comunicato della Polizia di Stato di Udine che nel corso dell'immediata attività investigativa ha dichiarato di aver individuato il soggetto indiziato di aver lanciato tra i tavoli posti all'esterno del bar, a quell'ora ancora occupati dai clienti, il fumogeno incriminato. L'uomo, 24 anni, della provincia di Udine, già conosciuto alle forze dell'ordine per essere appartenente alla tifoseria dell'Udinese, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Udine per i reati di getto pericoloso di cose e lesioni. Contestualmente è stato avviato nei suoi confronti l'iter amministrativo per l'emissione del provvedimento del DASPO fuori contesto che è stato introdotto nel 2019 dal decreto sicurezza bis. Visto il suo gesto assolutamente censurabile, sarà un allontanamento meritato dagli spalti del Blue Energy Stadium e degli altri stadi italiani, dopo un'azione che poteva sicuramente andare a finire molto peggio, considerata la notevole quantità di persone assiepate fuori dal locale e che potevano essere vittime di un'azione che davvero ha dell'incredibile. Cassonetti incendiati all'alba di lunedì, ieri a Ruda, pronto l'intervento dei vigili del fuoco con le indagini che sono in corso. Sentiamo. Si è svegliata ritrovandosi protagonista indesiderata a Ruda, anzi precisamente per Teole di Ruda. Sì, protagonista indesiderata di una vicenda che ha destato stupore e clamore nel paese, perché la tranquillità dei cittadini è stata disturbata da un fatto che ha tutti i crismi dell'atto vandalico. All'alba di lunedì 26 agosto, infatti, 6 cassonetti sono andati a fuoco, incendiati probabilmente da ignoti, cassonetti adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti. Incendio spento grazie al prontissimo intervento dei vigili del fuoco. Resta ora da capire la reale entità del fatto e bisogna anche assicurarsi che sia stato un gesto volontario e quindi doloso. Se confermato, sarebbe, come ha detto il sindaco di Ruda Franco Lenarduzzi, un fatto molto grave e andrebbero prese le dovute misure. Si specifica per correttezza che ad essere incendiato è stato di fatto un cassonetto che poi però ha chiaramente innescato gli altri incendi. Sindaco di Ruda, che tra l'altro si era recato proprio all'alba sul posto assieme ai vigili del fuoco. Riguardo l'evento successo ieri, domenica, sul territorio, mi sono recato immediatamente sul posto. Ho appurato trattarsi di un incendio, di un cassonetto. Sul posto c'erano già tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco, che ringrazio, e abbiamo immediatamente anche avvertito le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini di competenza. È un atto vandalico che va assolutamente condannato. Sono convinto che attraverso l'indagine magari emergeranno le ipotesi di appunto responsabilità. Sicuramente noi cercheremo come comune di aumentare la vigilanza sul territorio riguardo tutti i minori, quelli stranieri e non stranieri, sapendo che un'età difficile può portare a comportamenti che non sono idonei nei confronti della comunità. L'ultimo atto prima dell'apertura del tratto di terza corsia tra Alvisopoli e Portogruaro nella notte, i lavori che modificheranno la viabilità. È quasi tutto pronto per la stesa dell'asfalto drenante sul tratto di autostrada tra Alvisopoli e Portogruaro sulla A4, ultima fase prima dell'apertura completa della terza corsia. Autostrade Alto Adriatico informa che saranno necessarie delle modifiche di accesso tra l'A4 e la A28. I lavori si svolgeranno tra martedì 27 agosto e mercoledì 28. La data è stata scelta in quanto il traffico si riduce notevolmente. Per garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti, verrà vietato l'accesso alla rampa di collegamento
tra la carreggiata della A4 Trieste-Venezia e la carreggiata della A28 Portogruaro-Conegliano nel nodo di Portogruaro. In particolare, tra le ore 22 di martedì 27 e l'1 di mercoledì 28, chi proviene da Trieste sulla A4 ed è diretto a Portogruaro dovrà uscire allo svincolo di Latisana e, utilizzando gli itinerari alternativi della viabilità ordinaria segnati dalle frecce gialle, potrà rientrare sulla A28 allo svincolo di Portogruaro. Ora dovremmo essere in grado di collegarci e di sentire anche Francesco Pezzella per capire se ci sono novità dalla giunta. Francesco, ribuongiorno. Sì Giorgio, allora buongiorno, le novità ci sono. In questo momento è in corso in giunta il dibattito, la discussione sull'argomento Piazza Garibaldi. Come sapete c'è in maggioranza una opinione diversa tra le varie componenti dei gruppi che sostengono De Toni, chi sostiene come Marchiol, che è promotore del progetto, che bisogna andare avanti anche perché c'è una sollecitazione che arriva dalla scuola, che è lì la Marconi, per questioni di sicurezza. C'è chi invece sostiene che prima bisogna sistemare l'offerta di parcheggi alternativi a Piazza Garibaldi. In questo caso ci riferiamo al vice sindaco Alessandro Venanzi. Vedremo al termine di questa giunta se sarà stato raggiunto un accordo e quale provvedimento sarà emanato, quale decisione verrà fuori da questa riunione. Però la decisione che invece già sarà presa è quella sul patrocinio per l'FVG Pride, che si terrà il 31 di agosto a Lignano Sabbiadoro. Ebbene, il comune ha deliberato di concedere il patrocinio, ma di non legare questa sua decisione agli altri temi che fanno parte del cosiddetto manifesto dell'FVG Pride, che contiene anche delle posizioni che il Comune ritiene siano politiche, ed è un po' quello che ha spinto per esempio le due università, quella di Trieste e quella di Udine, a non concedere il patrocinio, perché alcuni temi come quello della Palestina, per esempio, sono temi che riguardano il dibattito politico e sia le università che anche il Comune di Udine ritengono che il patrocinio sia da concedere, perché i diritti delle comunità LGBT sono sicuramente meritevoli di essere appoggiati e portati anche all'attenzione generale attraverso queste manifestazioni, mentre per quanto riguarda il resto il contesto è un altro. Quindi il patrocinio il Comune lo dà, ma con un distinguo importante, una separazione netta tra quello che è l'FVG Pride e il manifesto dell'FVG Pride. Più tardi dovremo essere in grado anche di intervistare l'assessore Marchiol per quanto riguarda il tema di Piazza Garibaldi ed anche il sindaco Alberto Felice De Toni invece proprio sul tema dell'FVG Pride, per farci spiegare dalla sua voce quella che è la motivazione di questa notizia che vi stiamo dando, perché è un provvedimento che è stato già preso nella giunta, ancora in corso in questo momento nel Palazzo Municipale alle mie spalle. Perfetto, quindi insomma una novità, una notizia ce l'abbiamo: il Comune di Udine concede il patrocinio staccandosi però da quello che è il manifesto, in qualche modo con diversi temi divisori che appunto sono presenti sul manifesto dell'evento. Torneremo a parlarne tra poco ovviamente con gli ospiti che saranno lì a disposizione di Francesco Pezzella appena finirà la riunione di giunta, anche perché poi bisogna capire quando, Francesco, perché mi pare che comunque la discussione su Piazza Garibaldi sia accesa, quindi c'è una previsione di chiusura lavori, si va a oltranza, si può rimandare questa discussione, le tempistiche quali sono? Guarda Giorgio, sulle tempistiche inizialmente ci avevano detto che intorno alle 12 sarebbe stato già disponibile l'assessore Marchiol, quindi ritengo che a breve la situazione si possa sbloccare, cioè che la giunta si chiuda e che ci sia poi o un rinvio oppure che qualcuno ci comunichi che è stato preso un provvedimento, che è stato, insomma, stata presa una decisione che va presa proprio per capire se andare avanti in Piazza Garibaldi con il progetto di pedonalizzazione, quindi eliminazione dei parcheggi
oggi, subito, anche perché l'anno scolastico parte tra poco, dunque se c'è una esigenza di sicurezza rappresentata dalla scuola per Piazza Garibaldi, che è stata una delle motivazioni per cui l'assessore Marchiol dice bisogna andare avanti con questo progetto, allora bisogna farlo a breve. Viceversa invece, se passerà la linea del vice sindaco Venanzi, cioè sistemiamo prima i parcheggi all'esterno, diamo l'opportunità a chi deve parcheggiare di trovare un posto, uno stallo, un posto dove andare a fermare la propria autovettura se non può farlo in Piazza Garibaldi, allora i tempi ovviamente saranno più lunghi. Cercheremo di capire, ma lo faremo appena l'assessore Marchiol, io proverò anche ad informarvi in corso d'opera su quello che sta succedendo in giunta per avere un'idea. Confidiamo, insomma, tra qualche minuto di poter avere in diretta l'assessore Marchiol e poi, come detto, il sindaco. Altri argomenti che non fanno parte della giunta ma di un confronto in maggioranza in senso più generale sono quelli di sempre. Ieri c'è stata la riunione di maggioranza in cui naturalmente in vista della giunta si è parlato anche di Piazza Garibaldi e del patrocinio all'FVG Pride. Poi c'è anche il tema della sicurezza, perché come sapete ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, non sono tutti d'accordo all'interno della maggioranza che sostiene De Toni, per esempio sullo sfalcio delle siepi, sul taglio del verde pubblico, anche se è stato deciso per motivi sostanzialmente proprio di sicurezza, per evitare che gli spacciatori possano avere dei luoghi dove occultare la droga, ma anche per evitare di lasciare delle zone in cui si possono occultare bottiglie di vetro, rifiuti, bottiglie di vetro che, come sappiamo, poi spesso nelle risse, negli episodi di criminalità o microcriminalità che dir si voglia, che raccontiamo ogni tanto anche da questa città, vengono utilizzate come delle vere e proprie armi. Dunque cercheremo di capire tutto questo anche al di fuori del tema giunta, quello che si è discusso nella riunione di maggioranza che si è tenuta ieri nel tardo pomeriggio. Perfetto, grazie Francesco, torneremo da te allora tra poco per ascoltare alcune voci. Ora andiamo avanti con il nostro telegiornale. Torna purtroppo il fenomeno dei sassi lanciati dal cavalcavia, le segnalazioni arrivano da Trieste. Il grosso sasso è piombato sul parabrezza mentre la vittima dell'episodio stava percorrendo la superstrada da Cattinara in direzione Muggia. Poteva essere una tragedia, ma per fortuna nessuno si è fatto male. Il fatto inquietante è che almeno altri due automobilisti avrebbero schivato un'altra pietra lanciata sulla carreggiata. È quanto ha raccontato una donna, Anna, attraverso i social network in merito a quanto accaduto lei ieri mattina. Intorno alle 10:15, percorrendo la superstrada da Cattinara in direzione Dolina, Muggia, sono stata centrata da un grosso sasso, forse cubetto di porfido, che mi ha rotto il parabrezza, si legge nel messaggio della donna, che poi informa come la pietra sarebbe stata lanciata dalla zona boschiva a ridosso delle prime case di altura, forse dalla ciclabile altezza scuola. Il sasso avrebbe attraversato la carreggiata con una traiettoria ad arco e raggiunto la corsia di marcia sulla quale Anna stava viaggiando. Poi la pietra ha colpito il parabrezza in basso a sinistra con una forza tale che l'impatto è sembrato una bomba, informa la stessa vittima dell'episodio, aggiungendo che se fosse stato colpito un motociclista sarebbe potuta andare molto peggio. Ma c'è di più. L'automobilista racconta di aver visto due auto davanti a lei frenare bruscamente, evitando una pietra per un soffio, prima che il secondo sasso lanciato colpisse l'automobile di Anna. Secondo quanto appreso da Tele4, alcune persone proprio in questi giorni avrebbero notato dei soggetti aggirarsi con fare sospetto sul cavalcavia della ciclopedonale che da San Giacomo conduce fino a Draga Sant'Elia. C'è dunque qualcuno che si diverta a compiere gesti così pericolosi e potenzialmente letali? Del grave e inquietante episodio sono state informate sia la polizia stradale che la locale. Altro episodio che ci arriva dalla vicinissima Slovenia, stiamo parlando della rapina del casinò di Ancarano con i banditi che sono entrati in azione e poi hanno fatto perdere le loro tracce dopo il colpo, li stanno cercando, vediamo.
rapina la notte scorsa al casinò di Ancarano, Villa Andor, che fornisce anche il servizio di hotel a meno di 1 chilometro di distanza dal confine italiano di Lazzaretto. Cosa è successo? La polizia di Capodistria è stata allertata attorno alle 3 di notte perché una coppia di malviventi, 2 rapinatori, sono entrati all'interno del casinò con i clienti alle slot machine e hanno minacciato i dipendenti, hanno portato via denari e alcuni gioielli. L'ammanco esatto ancora non è stato accertato. La polizia di Capodistria insieme con le autorità italiane ha disposto subito dei posti di blocco sia in Slovenia che in Italia, ma al momento i 2 rapinatori non sono stati ancora rintracciati. Le indagini sono in corso, vedete alle mie spalle anche i camioncini della polizia scientifica della questura di Capodistria. Questura di Capodistria che tra l'altro questa mattina ha diramato l'identikit dei 2 rapinatori, 2 uomini, il primo aveva circa 30 anni, corporatura magra, altezza 1,80 m, 1,85 m, indossava una felpa bianca con cappuccio con scritta rossa sul davanti e jeans più scuri, aveva addosso una mascherina chirurgica di quelle che abbiamo usato un po' tutti durante il Covid per occultare il viso e delle scarpe nere. Il secondo delinquente indossava una felpa blu con cappuccio legato strettamente sul viso, aveva una sfumatura di rosso sulla spalla sinistra del maglione e di bianco sul lato destro, indossava invece jeans corti che arrivavano alle ginocchia, strappati davanti nella zona della coscia, anche lui scarpe nere. Questo è l'identikit dei 2 rapinatori che hanno ovviamente seminato il panico tra clienti e dipendenti questa notte al casinò di Ancarano, che appunto sì è in Slovenia ma a meno di 1 chilometro di distanza dall'Italia, dalla costiera di Muggia, dalla zona di Lazzaretto e di Boa, dove forse i 2 rapinatori potrebbero aver trovato rifugio. Una via di fuga è verso l'Italia, l'altra via di fuga della via di Adriatica, diciamo così potremmo definirla, è verso l'interno della Slovenia. Le indagini della questura di Capodistria proseguono. Le associazioni ambientaliste tornano a ribadire la loro posizione per quanto riguarda il fiume Tagliamento. Il re dei fiumi alpini è ancora una volta in pericolo, scrivono. Il Tagliamento va salvato da nuove grandi opere che ne minacciano l'integrità. Servono soluzioni in linea con la Nature Restoration Law. È l'allarme lanciato appunto da varie associazioni ambientaliste in un comunicato congiunto per il quale Regione Friuli Venezia Giulia e l'autorità di bacino prospettano nuove grandi opere proprio nel medio corso del fiume. Si tratta, secondo i rappresentanti regionali di Legambiente, WWF, LIPU e l'associazione Foce del Tagliamento ODV, di infrastrutture che ne interromperebbero continuità e integrità con conseguenze inevitabili a monte e a valle per l'ambiente, il paesaggio e i benefici economici che il fiume offre per il solo fatto di scorrere libero. Le associazioni ricordano che la Regione Friuli Venezia Giulia ha investito fondi europei per il ripristino dei magredi a monte del ponte di Dignano in un'area protetta dalla rete Natura 2000 e che la legge europea sul ripristino della natura, la Nature Restoration Law, entrata in vigore in questi giorni, prevede tra l'altro di ripristinare la continuità fluviale per 25.000 km di corsi d'acqua nell'Unione Europea. Il Friuli Venezia Giulia concludono proponendo nuove opere trasversali al Tagliamento, si pone in netto contrasto con questa norma europea. Questa è la nuova presa di posizione dunque delle associazioni per quanto riguarda le opere sul Tagliamento. Sarà sicuramente una questione calda da affrontare nelle prossime settimane. Produzione industriale in crescita in provincia di Udine nel secondo trimestre del 2024, anche se rimane negativo il saldo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, i dati elaborati dal Centro Studi di Confindustria Udine. Rimane negativo il saldo rispetto ai primi 3 mesi dell'anno scorso, ma nel secondo trimestre del 2024 l'industria in provincia di Udine ha registrato un aumento della produzione. Il dato emerge dall'elaborazione dei dati dell'indagine condotta dall'Ufficio Studi di Confindustria Udine. Nel dettaglio, nel secondo trimestre 2024 la produzione industriale in provincia di Udine è cresciuta dell'1,3% rispetto al primo trimestre dello stesso anno, ma è diminuita dell'1,7% rispetto al 2023.
Al calo ha contribuito maggiormente la decisa flessione delle vendite in Italia, meno 5,7%, superiore a quelle dell'estero, meno 3,2%. Sono stazionari sia i dati sull'utilizzo degli impianti produttivi, al 79,6%, sia il dato dell'occupazione, con gli occupati del manifatturiero in provincia di Udine, che sono circa 48.000. Nel secondo trimestre sono in miglioramento alimentare e bevande, legno e mobile, gomme, plastica e chimica, segnali contrastanti per siderurgia e materiali da costruzione. In calo l'industria meccanica, penalizzata anche dalla crisi del Mar Rosso, con consegne in tempi più lunghi e tariffe più elevate. I trasporti e la logistica sono infatti determinanti per l'industria friulana, a forte vocazione esportatrice e che importa per trasformare. In provincia di Udine i prodotti manifatturieri esportati sono circa il 97% dell'export totale. Andiamo ora a raccontarvi un fatto segnalato dal consigliere regionale Novelli. Sentite. Sì, è una cosa abbastanza curiosa. Ho avuto una segnalazione di documenti stranieri stracciati. Mi sono recato sul posto nel nostro territorio, sono entrato in un boschetto e ho raccolto diverse parti di documenti, carte d'identità e anche passaporti che erano stati stracciati ed abbandonati evidentemente da dei migranti. Questi documenti naturalmente sono un segnale chiaro che c'è la presenza di un passaggio di migranti irregolari. Ho provveduto immediatamente a segnalarlo alla polizia, che ha fatto un sopralluogo, ha trovato degli altri documenti stracciati e questo, se vogliamo, indica che nonostante nel territorio da cui io provengo ultimamente non ci siano state delle segnalazioni eclatanti, ancora un flusso, non so in che termini, esiste. Non so valutare la portata di questa cosa che mi ha visto coinvolto, però posso dire che certamente le antenne vanno drizzate. La polizia ovviamente sta facendo il suo lavoro in modo encomiabile, è chiaro che sconta la mancanza di un numero di poliziotti appunto sufficiente per pattugliare un territorio così ampio, però devo solo ringraziarli per il grande lavoro che fanno. Dove sono finite queste persone? Chi lo sa? Chi lo sa? Potrebbero aver stracciato i documenti per poi andare in questura a chiedere l'asilo politico, potrebbero essere delle persone che poi, avendo abbandonato i propri documenti, magari si spacciano per minori stranieri, non lo so, sono tutte congetture e ipotesi, però il dato, il fatto è che erano nel nostro territorio e lì sono stati abbandonati o lasciati da non si sa chi. Vediamo dunque se ci saranno sviluppi su questo fatto. Ora veniamo invece a qualcosa di diverso. Parliamo del film che è stato girato anche nella nostra regione, in particolare a Trieste, The Union, che è balzato al secondo posto nella classifica dei film più visti su Netflix. I triestini e chissà, speriamo anche qualche turista, riconosceranno negli esterni dell'hotel al Castelletto il Savoy Excelsior Palace. Dal prestigioso albergo triestino si dipana la trama di The Union, action movie diretto da Julian Farino, disponibile su Netflix, che lo ha prodotto e già balzato al secondo posto fra i film attualmente più visti sulla piattaforma, preceduto solo da John Wick 4. Un agente segreto decide di mettere sul mercato l'elenco di tutti i suoi colleghi della CIA. Spetterà ad un'organizzazione parallela, The Union appunto, recuperare la valigetta con i file. A Trieste la missione inizia drammaticamente, proseguirà poi reclutando nel New Jersey un signor nessuno per continuare a Londra e concludersi a Pirano. Come del resto succede con la maggior parte degli action movie prodotti da Netflix, The Union è pura azione. C'è, è vero, un po' di commedia e proprio questo guasta il tutto, giacché il film risulta appesantito da scene inutili allo svolgimento della trama, anche perché, vi
diciamolo, i protagonisti sono attori mediocri, Mark Wahlberg in modalità simpatico ed Halle Berry in gran forma comunque nonostante gli anni, anche se le scene di corsa evidenziano la necessità di una visita ortopedica. Poco è lasciato a J.K. Simmons in prestazione mercenaria. Resta perlomeno per noi la soddisfazione di vedere come per l'ennesima volta la nostra città risponda perfettamente alle esigenze di un film di questo genere, benché le location siano in vero numericamente piuttosto scarse, ma anche un inseguimento mozzafiato fra le strade e le case di Pirano. Intanto non si conoscono ancora le date in cui saranno disponibili altri due action movie realizzati in parte a Trieste, entrambi destinati alle piattaforme: The Old Guard 2 con Charlize Theron e Uma Thurman, riprese nell'estate del 2022, bloccato in fase di post-produzione, e Heads of State con John Cena, riprese l'estate del 2023. Ora ci fermiamo per un piccolo break, tra poco torniamo ancora live dalla Giunta per capire quelle che saranno le decisioni. La prima ve l'abbiamo già comunicata poco fa con il nostro Francesco Pezzella, ovvero il Comune di Udine decide di dare il proprio patrocinio all'FVG Pride di Lignano senza appoggiarne i temi però del manifesto, quindi questa è una delle decisioni uscite dalla Giunta. Attendiamo che cosa succede per Piazza Garibaldi, che è un tema sicuramente che ha molto a cuore la città, e tra poco ne parleremo anche con i nostri ospiti in studio. Piccolo break e torniamo. Eccoci qua di nuovo insieme a Friuli in diretta, do il benvenuto a Lorenzo Croattini, ad Andrea Cunta, consiglieri comunali, perché siamo qui per... Buongiorno, intanto benvenuti entrambi. Grazie. Siamo qui per insomma commentare, capire insieme a voi che cosa uscirà da questa riunione di giunta. La prima decisione ce l'ha comunicato poco fa Francesco Pezzella, ovvero che c'è il patrocinio all'FVG Pride, pur rimanendo invece distanti da quello che è il manifesto. Francesco, è così? Ci sono altre novità? No Giorgia, la riunione è ancora in corso, stiamo tentando di raccogliere in tempo reale delle informazioni e dal tempo che ci stanno mettendo insomma sul tema di Piazza Garibaldi evidentemente ci sono delle posizioni che vanno smussate, limate per arrivare ad un provvedimento o comunque ad una decisione al termine di questa riunione di giunta che, come abbiamo detto, si è aperta con la discussione sull'FVG Pride. Anche quella non deve essere stata brevissima perché la giunta era convocata per le 9, ma la fumata bianca sul provvedimento di concessione del patrocinio è arrivata molto tardi, poco prima del collegamento che abbiamo fatto in apertura di questa trasmissione. Dunque è una giornata molto importante per la maggioranza di Alberto De Toni, che ieri, come abbiamo detto, si è riunita nel consueto appuntamento settimanale riunione di maggioranza per un confronto anche su altri temi. Noi siamo qui, aspettiamo che ci arrivi un segnale per poter intervistare l'assessore Marchiol per quanto riguarda Piazza Garibaldi, ma anche via Leopardi, anche se non fa parte dell'ordine del giorno della giunta di oggi, e poi sentire il sindaco sul tema dell'FVG Pride con il patrocinio che è stato concesso, però con un distinguo importante da tutto ciò che compare all'interno di politico, all'interno del manifesto che accompagna l'FVG Pride. Francesco, siamo pronti a tornare da te appena ci chiedi la linea. Da dove partiamo? Parto da lei, Croattini. Che aria tira lì dentro? Ci racconti che periodo è per la maggioranza? Perché chiaramente, De Toni ha sempre detto, io sono aperto al dibattito, le idee diverse devono trovare spazio, però vediamo che su ogni tema c'è un bel confronto, un bel dibattito e posizioni anche abbastanza divergenti. Che momento è? Siamo in un momento di ripresa e quindi un po' di affanno per le vacanze passate. Dovete riprendere il ritmo, sì, dice. E l'importante è che si riprenda in fretta, perché secondo me i prossimi mesi saranno fondamentali per questa tornata amministrativa, perché io ritengo che il prossimo bilancio sarà quello fondamentale, perché il primo bilancio è stato grosso modo un
portare avanti quello impostato dalle giunte precedenti. Adesso bisogna mettere in atto ed essere più decisi, affrontare nello specifico i singoli problemi e prendere delle decisioni. Purtroppo sì, su alcune cose siamo un po' in impasse. Piazza Garibaldi è una di queste, anche se l'impasse in realtà non è sulla pedonalizzazione della piazza, su quelli siamo tutti d'accordo. I tempi sono quelli che ci preoccupano, anche perché ci sono state dei problemi sopraggiunti dai lavori alla procura che hanno determinato un'eliminazione gioco forza di una ventina di posti auto, a quello che sarà poi il rifacimento del parcheggio di Piazza Venerio, che andrà anche quello ad incidere. Però per cui va bene la pedonalizzazione, il problema è dei tempi. E quindi la discussione è: andiamo avanti, venendo incontro alle richieste anche di quelle che sono della scuola e a quello che è il programma elettorale, oppure aspettiamo ancora. Io sono più dell'idea che bisogna andare avanti, tanto che lei appoggia la linea Marchiol. Sostanzialmente sì, anche se è vero che Marchiol forse un progetto più un progetto esecutivo poteva portarlo avanti, mentre adesso non c'è ancora. È vero che lui dice che bisogna fare la sperimentazione con gli arredi tattici, eccetera. Però anche lì si rischiano di dilatare poi i tempi degli interventi, perché un rifacimento della piazza comunque è un aspetto importante, è un chiaro segnale anche alla cittadinanza per un utilizzo diverso degli spazi, perché utilizzare nuovi spazi non è così facile. Vediamo Piazza 20 Settembre, veniva usata perché adesso per i lavori eccetera, per il mercato eccetera, però quella piazza è ancora in difficoltà. E quindi un conto è il discorso della mobilità e un conto è il discorso di rivitalizzare gli spazi, fare in modo che i cittadini si approprino degli spazi pubblici. La situazione della maggioranza vista dall'opposizione invece? Ma io vorrei essere un po' più concreto rispetto al discorso che ha fatto il collega Corattini. Secondo me questa maggioranza, questa nuova amministrazione vive un po' la contemporaneità della situazione, cioè nel senso che fa man mano, no? Cioè fa sul presente, che può andare bene in situazioni di vita normale, per quanto riguarda una famiglia, sul lavoro, viviamo il presente, poi vedremo, però qui siete chiamati a governare, quindi secondo noi, secondo me, secondo il mio punto di vista, dovreste governare con una percezione futuristica, quindi non solo contemporanea, perché quello che andate a fare corrisponderà ad una reazione un domani, ma anche con un occhio indietro a quello che è stato fatto dalla precedente amministrazione, cioè la mia, magari migliorandola. È giusto quello che dite, però troppe contrapposizioni all'interno, su Piazza Garibaldi che stavi dicendo adesso, Marchiol va giorno per giorno, cioè è contemporaneo, Benanzi invece lo richiama perché dice un attimo, vediamo in futuro, pensiamo prima come sarà questo cambiamento, sentiamo i portatori di interesse, nel senso gli abitanti, la gente che è lì, chi ci lavora e via dicendo, il kiss and go è stato rivisto, cambiato, cioè e sono situazioni che a mio avviso non possono essere contemporanee, giocate lì, buttate lì, anche perché il sindaco che decide, ma qua mi pare che il sindaco lascia fare, si è visto anche per la protezione civile, no? Per la sede, era nelle linee programmatiche, però non hanno delegato nessun assessore, cioè vogliamo fare la sede, accettando un mio emendamento, tutti ricordi il primo consiglio, però non c'era un assessore delegato. Allora vogliamo fare le cose, ma manca chi delega, chi ci mette la faccia. Poi ovviamente sono successi i sit-in, sono successe tutte le proteste, il consumo di suolo, via dicendo, legittimo tutto, però alla fine è la montagna cioè, che ha partorito il topolino, perché quella cosa lì si sapeva dall'inizio che andava fatta, altrimenti interveniva la Corte dei Conti e avrebbe esercitato un potere di danno erariale. Questo è un altro esempio.
Per cui tutto sommato vanno bene queste cosette qua, però con le previsioni, quello che sarà, i parcheggi, la ZTL, il fatto delle siepi che magari torneremo sì. dopo, i patrocini, tante cose, lo sport, il caso mai, cioè tante cosine che alla fine non hanno portato a granché, anzi la maggioranza ne è uscita con le ossa rotte, vedi il caso Magnan. No, il caso del patrocinio alla partita Italia-Israele, insomma ci sono stati dei all'interno vostro, perché la vostra maggioranza, a mio avviso, l'ho sempre detto, è una maggioranza multianima, cioè, siete un pochino e quindi vi tirate un con l'altro, chi è a favore, chi non è, e questo mettete in difficoltà. Ovviamente noi lo sappiamo perché siamo in aula con voi e viviamo la realtà nelle commissioni, nei consigli, ma gli udinesi che vi hanno votato, perché vi hanno votato, dovete dare risposte concrete, certo. Non potete dire per me va bene, un'altra no, aspettiamo, boh, vedremo. Bisogna arrivare al quadro, in qualche modo, alla sintesi. Ho detto prima, sì. C'è bisogno di una chiara analisi delle problematiche sul tappeto, un approfondimento per andare avanti decisi, perché fino adesso effettivamente grandi cose non sono state fatte da questa amministrazione. Beh, per me siamo un pochettino in ritardo. Esatto. Apprezziamo l'autoanalisi, non è da tutti croatini. Fai mea culpa fino a un certo punto, ci sarà spazio per migliorarli, dico quasi, pure. Sì, è quasi come se lei richiamasse un esatto. po' la maggioranza, a dire però adesso andiamo avanti, uniamoci, no? Superiamo certo, un attimo. Compatti, possibilmente. Compatti, sì. Poi chiaramente, come sempre accade in politica, perché la compattezza è sempre stato un problema, con i sistemi elettorali maggioritari è un chiaro problema, ma prima, abbiamo visto prima, quanti sindaci se ne andavano, quanti governi se ne andavano, per dire che trovare un consenso in una politica democratica non è facile. Quindi le differenze ci sono, la capacità politica è di, viste le differenze, individuare però quelle cose sui quali si può trovare un obiettivo comune e su quelle andare avanti. No, aspettare. Per quello io dico, ci sono delle problematiche, secondo me, su Piazza Garibaldi, però l'obiettivo è chiaro, condiviso, eccetera, e rimandare si dà solo l'impressione di una giunta che tentenna. Ok. Andiamo con ordine, vogliamo partire da quello che è già stato deciso. Il patrocinio all'FVG Pride. Lei Kunta è... cosa Ma pensa io di questo? Io penso che è una... Il FVG Pride sì, sta rivelando quello che è, ovvero una manifestazione, cioè non è una manifestazione culturale a questo punto, no? Perché, ma è una carnevalata, nel senso che ha tutti gli interessi politici, partitici, cioè il patrocinio che è stato assegnato al tale evento è tutto dato da amministrazioni di sinistra, cioè è impossibile pensare che danno il patrocinio all'evento e non al manifesto in cui sono contenuti gli estremi della manifestazione, non so se hai capito l'incastro, cioè al patrocinio all'evento sì, al manifesto no, 36 punti. Perché? 36 perché pagine. 36 pagine, vabbè insomma, 36 pagine. I punti sono tanti. 36 pagine, tantissimi punti, sì, io l'ho visto, ci ho messo, vabbè, comunque al di là di tutto, convieni con me che questo manifesto va un po' contro il governo attuale, va un po' contro quelle che sono le associazioni, va un po' contro anche da una parte cattolica, quindi la Chiesa e via dicendo. Quindi è chiaro che anche l'università che dà il parere contrario, no? Cioè, dovrebbe far riflettere, quindi non che più... Che non dà il patrocinio. No, Pintone, rettore Pintone ha detto... Non dà il parere, dà un parere contrario. Non dà il patrocinio. D'accordo. Sì, vabbè, ma perché è contraria, no, ovviamente, no? Quindi, secondo me, idea mia personale, se gli organizzatori volevano sollevare un dibattito sui temi della non discriminazione, sui temi dei diritti civili, eccetera, e volevano avere un ampio consenso, non dovevano fare un documento così preciso, puntuale, eccetera, sul quale un'amministrazione ha serie difficoltà, perché prevede decisioni che competano al governo centrale, alla sanità, alla scuola, ad aspetti, con aspetti giuridici, etici, non fa, e non si può, non riconducibili. E non si può mettere il traguardo prima dell'inizio. Esatto. Quindi, in più, hanno fatto l'errore, secondo me, di legare il patrocinio al documento. Esatto. Il comune ha detto,
che le regole del patrocinio, voi potete dire quello che volete, ma noi lo diamo con un determinato criterio. Quindi diamo al Pride perché è un elemento che evidenzia dei problemi sui quali bisogna ragionare e scegliere delle parti concrete. Io sarei stato anche più drastico. Avete legato la cosa a un documento preciso, puntuale, che tra l'altro parla di Ucraina, parla di Palestina, eccetera, su singoli punti. Io posso anche essere d'accordo, ma non do il parere mio personale, è un'amministrazione comunale che dà un parere. E quindi bisogna imparare a dialogare sulle cose, a creare consensi per fare dei passi avanti. Poi sul singolo provvedimento, in Parlamento, in regione o in comune, insomma, su aspetti specifici, si va a discutere e si trovano i consensi. Quindi sì, era un peccato non dare un patrocinio, però secondo me l'obiettivo è alla fine di un percorso, non può essere all'inizio. Questo per me è un errore che gli organizzatori hanno fatto come idea mia personale. Troppa carne al fuoco forse per poi non concentrarsi, certo, sul problema che è quello dei loro del diritti civili. Proprio, esatto. E credo che semplicemente a quello i patrocini potevano arrivare più numerosi, no? Sì, legandolo ad altre cose poi diventa complicato. Esatto. Poi ci si scontra, esatto, e si dibatte sui singoli provvedimenti concreti, teorici, cambiamenti normativi, eccetera, che non sono facili. Sentiamo anche che cosa ne pensano i cittadini con alcune voci raccolte stamattina da Monica Nardini. Dovrebbe arrivare il servizio tra poco, andiamo a vedere se c'è, se no andiamo avanti, torniamo sugli altri temi. Quando sarà pronto, regia, avvertitemi e andiamo a mandarlo. Quindi questo è il sì, c'è, servizio. Non conosco la situazione nei dettagli, però posso dire che in generale sono d'accordo. Sostenere questi diritti con il patrocinio? Diritti, però non conosco i risvolti particolari, possono essere delle questioni, delle scelte diverse e molto divisive, per cui non sono in grado di esprimere un giudizio. Però solo in merito per esempio al sostegno in quanto la promozione di questi diritti è favorevole? Sì, per me va bene. Personalmente sono tollerante verso ogni tipo di singolarità e quindi non ho nulla in contrario. E quello che discuto e trovo molto discutibile è il fatto che si presti a una strumentalizzazione che sconfini anche su questioni che non hanno nulla a che fare con queste materie. Non lo so, se la vogliono fare il Gay Pride o quello che si chiama possono anche farlo, perché siamo in un paese dove ormai queste cose, però poi il patrocinio diventa una questione politica sostanzialmente. Sarei molto d'accordo sulla partecipazione del Comune proprio per rendere pubblica questa, diciamo, disponibilità delle persone ad accettare quelli che una volta venivano chiamati diversi, ecco. Sul fronte dei diritti? Sì, sul fronte dei diritti credo che tutti debbano avere gli stessi diritti quando non ledono quelli altrui. Ecco. Gli organizzatori propongono un manifesto che è considerato divisivo perché propone riflessioni anche su altri temi, come per esempio riferimento alla Palestina libera. Anch'io trovo che, insomma, mettere troppa carne al fuoco non si ottiene assolutamente niente. Ecco, vedete che un po' i cittadini la pensano come la pensiamo noi, la sensibilità è la stessa, no? C'è assolutamente un'apertura verso i diritti civili, ci mancherebbe, anzi, ma poi se le cose diventano troppe si perde un po' di vista l'obiettivo principale, che deve essere quello, no? In una manifestazione come l'FVG Pride. Va bene, in attesa da notizie dalla Giunta, mi dice anche la sua su Piazza Garibaldi? Ma io l'ho anticipato anche prima, insomma, Piazza Garibaldi secondo... Cioè lei la lascerebbe così, voi la lascereste così? Ma no, allora facciamo un'analisi ben attenta, ripeto, non è tanto la contemporaneità come dicevo prima, ma anche guardare oltre, no? Sì. Prima mi devo... Allora, c'è un contesto territoriale in Piazza Garibaldi che è trafficata, no? Allora, pedonalizzare una zona adesso che passano le macchine, no?
in via Garibaldi, insomma. Ma continueranno a passare? Certo, continueranno a passare, quindi non facendo parcheggiare, quindi penalizzare la piazza significa goderla pieno, no? In un contesto che a nostro avviso non è proprio favorevolissimo. Ci sono altre piazze che potrebbero essere penalizzate, meno smog, meno pericoli e via dicendo. Quindi l'alternativa ai parcheggi non è ancora stata trovata, non si è parlato tanto, il visionario che c'era già però, perché il visionario è sempre esistito, i parcheggi... No, ma non era libero il parcheggio. Sì, ok, però non è che risolva il problema al 100%, ci sono altre realtà, tra le quali l'ultima è spuntata, quella ad esempio, e ritorno prima, dove sono partito, sull'area della sede della protezione civile attuale, che potrebbe diventare un'idea, una vostra proposta o appreso per quanto riguarda, quella lì sarebbe effettivamente però ancora la nuova sede, quindi invece di pensare subito dovreste recuperare le idee ad un'azione corrisponde a una reazione uguale, no? Per fare e dare un dato di fatto, cioè, capito? Sì, allora lì c'è una richiesta precisa della scuola. Sono stati fatti degli incontri con i cittadini, c'è stato fatto anche un questionario e prevalentemente le opinioni erano assolutamente a favore della pedonalizzazione. Poi è sempre vero che non tutti partecipano e chi non partecipa magari non è d'accordo e poi esce. Quindi lì un percorso di coinvolgimento c'è stato, questo Marchiol l'ha fatto. 50 posti auto non modificano. Il problema grosso per me è l'idea della mobilità che noi vogliamo avere. Ma anche Via Crispi verrà occupata dalla nuova sede ex Stringer, no? Quindi sono 50 li più alti che verranno tolti e si è parlato di prendere... Perché verranno tolti gli altri? Perché verranno date strisce gialla alla sede della nuova procura che verrà fatta, stanno facendo dei lavori, eccetera. Quindi anche quella striscia lì, di fronte all'acci, c'è dove parcheggiano, scusa, dopo dietro c'è il tribunale, dove i dipendenti dove mettono le macchine. Se vai come a vedere, tutti i cittadini di questo mondo. No, ma c'è l'area riservata alle autorità, alle macchine della polizia, dei carabinieri, alle macchine, eccetera, della polizia, sì, ho capito, però, non ai dipendenti. No, di... però se tu vai a vedere la sede attuale, ci sono gli stalli dedicati, sì, essendo piccolo. Anche i dipendenti? Non lo so, questo lo dici tu. Essendo in piccolo, perché è stretto il giardino del caso, eccetera, hanno fatto quello che hanno potuto, senza togliere ulteriori parcheggi ai cittadini, no? Stallibilio, eccetera. Lì che c'è una striscia lunga, sarà 100 metri, eccetera, probabilmente verrà tutta occupata. Dietro al tribunale uguale, ci sono i posti riservati, togliamo anche piazza Garibaldi, andiamo a parcheggiare nella sede dell'ACI. C'era questa proposta. Ma è già pieno il allora vedi che se non c'è un contro diventa. Intanto contro... saranno liberi i posti in via della nella vecchia prefettura, in via Lovaria. Se la prefettura si sposta, ma sono lascia pochi, libera sì, ma verranno non gli sono stessi tanti, dall'altra parte. No, se saranno di più, perché è più grande l'ex sede dello String, è molto più grande rispetto a come era. Sì, se no, i dipendenti servono... sono quelli, non è che si moltiplicano. Certo, ma ci sono sede. Ok, ci sono dipendenti, però gli spazi sono molto più grandi, quindi probabilmente sarà accessibile anche ad altre persone che arriveranno lì. Capisci che possono essere utilizzati ad esempio da autovetture dei polizia e carabinieri che arrivano da fuori comune di Udine, no? Capisci? Cioè non è solamente legato a Udine, basta, o dipendenti di Udine. Ah, certo, la procura, è provinciale. Esatto, quindi è di valenza provinciale. Potete capire che la vostra idea è quella della diciamo, di Venanzi, cioè va bene Piazza Garibaldi, certo, pedonale, ragioniamoci, ma prima bisogna trovare un'alternativa. Sì, Dio, non ci va bene Piazza Garibaldi, voglio fare un puntino, non va bene, noi saremo proposte per le macchine, eccetera, parcheggiare lì e via dicendo, anche perché non ci sono solo abitazioni, ma ci sono anche assicurazioni, studi notai, uno deve arrivare, lì sono degli studi legali che operano a livello infortunistico e moltissime persone arrivano lì ingessate, non riescono ad ambulare, parcheggiano proprio lì per essere lì vicino, no? C'è una facilità. Adesso questi qua per mandarli chissà dove, ma per dirne una è un disagio, perché è giusto che Marchiò si è confrontato con i residenti, porto di interesse, a qualcuno va bene, non si può accontentare tutti, però in linea di massima quel parcheggio lì secondo noi non andava abolito, anche perché non lo godi, ripeto, appieno, una volta penalizzato, di come dovrebbe essere famiglia con i passeggini, non è che
non ne vedo tantissime, perché lì è trafficata, passa l'autobus, c'è un attraversamento pedonale un po' così, con gli alberi, gli che ha fatto, cioè, non è, a mio avviso non è proprio una situazione, una zona, un sito in cui fare una zona pedonale, una piazza pedonale, ce ne sarebbero state altre. Va bene, vogliamo andare anche su, in attesa lì, vedo lo zaino spento, adesso vediamo se Francesco Pezzella ci dà delle novità sulle tempistiche. Vogliamo andare anche sulla questione della potatura, del decespugliamento, anche questa un pochino, no, è stata abbastanza dibattuta al vostro interno. Chi vuole partire? No, al nostro interno non so se è stata dibattuta, perché è una decisione presa diciamo, ed è stata attuata, commentata non proprio positivamente anche dentro la maggioranza. Sì, allora la decisione è stata presa all'interno del Comitato per la Sicurezza. Poi è vero che non è che togliendo le siepi si risolve il problema dello spaccio, di quelli che nascondono la droga. È vero che era una buona opportunità portata di mano, si crea qualche difficoltà in più, però quello è un altro discorso. Si aprirebbe un grande dibattito, che in città non è mai stato fatto, sui mercati dello spaccio della droga, più facile droga leggera, hashish e marijuana, che pesante, da quello pochissimo che so, dove gli utenti molto spesso sono utenti italiani. I spacciatori, da quel che capisco io, sono prevalentemente immigrati che cercano di sbarcare il lunario in qualche modo. Il problema dello spaccio è un problema reale, che le forze di sicurezza non sono in grado di gestire. Questo è chiaro. Che continuano, e quante voci sono di cittadini che vedono che lo spaccio viene fatto costantemente in, certo, quei posti lì, eccetera, eppure continua. Non c'è una capacità delle forze deputate di affrontare e risolvere il problema, tantomeno c'è la volontà di affrontare una strada diversa, che ad esempio anche la Slovenia ha intrapreso, quella dell'ok all'utilizzo anche della marijuana, anche a scopo ricreativo, non solo terapeutico, che potrebbe togliere dalla criminalità un determinato mercato. No, qui anzi si vuole togliere anche i negozi della canapa light, per criminalizzare ancora di più la faccenda. Quindi il problema della droga non certo si risolve così. Esatto. Io sono passato anche stamattina, per fortuna c'erano gli addetti che stavano togliendo le ceppaie, perché quello che era risultato era effettivamente un lavoro che da un punto di vista del decoro era decisamente brutto. Le siepi non sono un fatto facilmente gestibile dal punto di vista del verde pubblico, tanto è vero che le condizioni delle siepi precedenti, prima della rasatura completa, non erano senz'altro a livello di un decoro significativo, cioè, buono, non erano belle. Togliere è sempre un problema. Mi risulta che nei tempi opportuni, quindi a ottobre, novembre, ci sarà la piantumazione di alberi, in modo per mantenere il verde, perché la presenza del verde, un albero forse anche più delle siepi, ma anche le siepi, hanno una funzione climatica per la qualità dell'aria, che va incentivata, non certo diminuita. Okay, quindi lei dice: il verde tornerà ad esserci, abbiamo tolto le siepi che sono bruttine e che servono di fatto a nascondere la droga. Questo è un po' il tema. Sì, questa è stata una scelta fatta. E vediamo se, no, vedo dei movimenti dietro a Francesco Pezzella, vediamo se ci sono aggiornamenti, poi voglio sentire la sua sulle siepi. Francesco, com'è la situazione? Giorgia, la situazione è di una discussione in atto, da questo punto davvero abbastanza lunga, perché ancora non si è arrivati
ad un voto su un provvedimento che riguarda Piazza Garibaldi o comunque su una linea da prendere, da assumere, sul da farsi. Come detto, si è soltanto votato il patrocinio all'FVG Pride con una netta separazione però da quelli che sono gli argomenti di carattere politico che fanno parte del manifesto del Pride di quest'anno, del 2004. Per il resto si sta continuando ancora a discutere sul tema di Piazza Garibaldi e non ci sono notizie di un'imminente chiusura della discussione. Vedremo cosa succederà. Noi siamo qui, non ce ne andiamo, non ci allontaniamo, perché vogliamo sentire la voce di Ivano Marchiola, assessore alla viabilità, che è sicuramente il principale interessato rispetto alla questione di Piazza Garibaldi, ma a cui chiederemo anche delle questioni che riguardano le siepi che affronterai, che stai affrontando e che affronterai ancora tra poco con i tuoi ospiti in studio, le siepi di Viale Leopardi e in genere tutti gli interventi che riguardano Borgo Stazione, anche sotto il profilo della sistemazione del verde pubblico per eliminare quelle opportunità di occultamento di sostanze stupefacenti da parte dei malintenzionati dediti allo spaccio di droga. Per quanto riguarda Piazza Garibaldi siamo qui, aspettiamo e speriamo che ci arrivino segnali incoraggianti. Per ora nessuna fumata bianca per quanto riguarda il patrocinio, fumata siamo in attesa di capire di quale colore per quanto riguarda invece il futuro immediato oppure spostato un po' più avanti nell'orizzonte di Piazza Garibaldi. A te la linea. Grazie Francesco. Allora, la sua sulle siepi, ma la mia sulle poi dopo siepi. Cerchiamo di capire perché ci stanno mettendo così tanto, perché Croattini sicuramente lo sa. Lo sa, ma non lo vuole dire. Lo sa, ma non lo... Aspettate, vedo uscita, vedo movimenti in uscita. Francesco, vediamo Venanzi, Pirone, sì. Wow. Sì, allora sono appena usciti Venanzi e Pirone, quindi la giunta deve essersi conclusa a questo punto e attendiamo che ci raggiungano qui, come ci è stato promesso, l'assessore Marchiolla e poi anche il sindaco, che dovrebbe parlare di tutti gli argomenti. In particolare il sindaco ci hanno anticipato che dirà la sua, commenterà la questione FVG Pride, ci spiegherà la decisione presa dalla giunta, mentre per quanto riguarda Ivano Marchiolla sentiremo cosa ha da dire e che cosa è successo per quanto riguarda invece Piazza Garibaldi. Io ti restituisco un attimo la linea per capire le tempistiche di arrivo degli assessori e del sindaco qui da noi per essere intervistati e poi torneremo appena saremo pronti. Allora, intanto andiamo sulle siepi. Ma sì, ma le siepi hanno stravolto, deturpato barbaramente quello che era, che è sempre stato, io ricordo, da almeno 50 anni così, quella situazione, perché io ho fatto le scuole elementari, la Dante, andavo ai giardini Ricasoli e per noi, i ragazzini, quella zona lì era la continuazione di un giardino, cioè vedere queste siepi che delimitano la strada, che delimitano i marciapiedi, era un po' la continuazione di quello che era nel giardino Ricasoli. Non basta, di fronte alla scuola Dante erano state messe apposta, adesso sono cresciute, curate, eccetera, per evitare che i bambini uscendo di corsa potessero andare in strada ed erano obbligati ad utilizzare l'attraversamento pedonale. Parlo io degli anni 70, perché quelle siepi lì sono state messe fine anni 70, insomma subito dopo il terremoto. Ora, agire in questa maniera, brutale, stravolgendo un microclima, stravolgendo un po' tutto, fammi finire. È una cosa che non può essere fatta, cioè rendetevi conto, avete fatto un danno irreparabile. La giunta Fontanini, e qui faccio un passo indietro, perché lo dicevo contemporaneità, ha tolto le siepi che c'erano nella Iola centrale. Ha tolto le siepi che erano nella zona centrale, ma perché le ha tolte? Perché intanto erano più recenti di quelle che sono state tolte, come no? Quelle che sono state tolte adesso sono state messe dopo il terremoto, anni 70, fine anni 70, quelli messi nella zona centrale sono molto più recenti, avranno 20 anni massimo e avevano un'espansione, diciamo a cappello, no? Ad ombrello. Questo qui era un ricettacolo per gente che bivaccava, per gente che usava questo nascondiglio per non solo droga ma anche refurtiva, quindi droga refurtiva, ma soprattutto espletava bisogni corporali, la gente avvisava le forze dell'ordine che c'era gente che faceva i propri bisogni. Quindi lì ha fatto una pulizia generale, ma di quelle centrali, nuove,
cresciute un po' così, ma quelle laterali che sono vecchie, squadrate, tenute sempre con una certa maniera e che le trovavi nelle cartoline che noi ragazzini mandavamo, saluti da Udine, c'era la Generi Casoli, la Via Leopardi, l'Orso, la cioè era una bella aiuola che c'è nella piazzola, quella di fronte al giardino, ed era un bellissimo biglietto da visita che adesso si vede deturpato. D'accordo, adesso loro tornano a piantumare perché ovviamente, cosa dicono, mettiamo questi pirus comuni, no? Beh, no? Era già previsto perché erano stati tagliati tempo fa per problemi. Sono alberi di alto fusto, va su 10 metri, no? Cioè, attenzione. No, meno. Ma insomma 7, se non è 10, comunque alberi, se no torniamo a mettere le siepi, no? Però quello che mi ha fatto di più così rimanere perplesso è il fatto che la signora Macchiola ha detto in un'intervista che alcune piante abbiamo tagliato perché erano secche, ormai erano ramaglie, erano brutte. Allora, buchiamo la gomma, no? Invece di riparare la gomma cambiamo la macchina. Cioè, non è... mi può star bene tante cose, ma assolutamente no per nascondigli, per droghe, eccetera, e deturpare tutto perché alcune erano insecchite o potevano essere impiazzate. Questo è il mio pensiero, che è il pensiero un po' degli abitanti, che non ce n'è uno che abbia detto... C'è stato un comitato che mi sembra, no? Lì c'è una raccolta di firme. Ma sì, ma c'è la zona delle autocorriere, lo smog, eccetera, quello lì era un microclima che in qualche maniera davano ulteriore respiro, erano polmoni, condizionatori sempre accesi, naturali. Piccoli. Vesdiavado, usando un termine friulano. Non lo so, c'è qualcosa che voleva ribattere su questa... No. No, no, perché lui è un verde convinto e cose, quindi non si mette contro se stesso e non l'avrebbe mai fatto. Perché ci hanno messo tanto, secondo lei, i croattini a decidere su Piazza Garibaldi? Tra poco aspettiamo a questo punto l'assessore Marchiol. Perché non mi risulta che la maggioranza abbia preso una decisione. Ah, quindi secondo lei si rimanda? Secondo lei quindi si rimanda? Ad oltranza. Come i calci di rigore, andiamo avanti, no? Quindi secondo lei non avremo oggi la fumata bianca? No, posso essere smentito perché la Giunta è assolutamente autonoma. Certo, lei è qui con noi, quindi non sta ascoltando quello che succede. Quindi secondo lei le divisioni erano talmente importanti che è impossibile essere arrivati oggi a una soluzione unanime? Facile. E questa è una cosa che le piace o non tanto? In politica bisogna prendere le decisioni, prendendo le conseguenze in positivo e in negativo delle decisioni, perché sappiamo bene che in politica non c'è una decisione che ha il consenso unanime dei cittadini. Ci sono degli obiettivi da raggiungere, che bisogna discutere, eccetera, però poi bisogna fare delle scelte. Qui è vero, i tempi. È meglio adesso o fra 6 mesi? Fra 6 mesi ci saranno altri problemi. E rimandare in genere in politica non è sempre non è in genere una buona scelta. Però nemmeno fare presto, perché abbiamo detto di fare, è una buona scelta, no? No. Bisogna essere ponderato. Quindi convieni con me che questa maggioranza è contemporanea, no? Non è futuristica e non si gira neanche indietro. Vedo dei toni, quindi do subito la linea a Francesco Pezzella. Sì, Giorgio, siamo con il sindaco. Allora, è durata un po' troppo questa discussione su Piazza Garibaldi o sbaglio? Che cosa è stato deciso? Ma allora, stiamo ancora discutendo e abbiamo rinviato ad un incontro che faremo lunedì prossimo anche con i capigruppo e anche i segretari dei partiti, quindi stiamo valutando e la discussione è ampia, dialettica, vera, come tra un gruppo ampio che si rispetta. E sull'FVG Pride? Allora, per quanto riguarda l'FVG Pride, abbiamo fatto come l'anno scorso, cioè abbiamo dato il patrocinio alla manifestazione, ma non abbiamo dato l'adesione al manifesto, che è un documento prettamente politico, molto più ampio rispetto ai diritti, e quindi come l'anno scorso abbiamo dato il patrocinio senza però aderire al manifesto. Un'ultima cosa le chiedo, ma la tenuta di questa maggioranza com'è? Perché ci sono parecchie spine, come le abbiamo definite noi ieri un po' provocatoriamente, però insomma qualcosina c'è, nel senso che sugli sfalci di Viale Leopardi c'è una parte che si lamenta e che non li vorrebbe, su Piazza Garibaldi posizioni differenti, sul Pride pure, è semplice
semplice dialettica politica, allora, democrazia in giunta, oppure noi, c'è qualcosa di più? Noi abbiamo una coalizione che è molto ampia e articolata, a volte io parlo di un'arca di Noè, e dove dentro ci sono tanti animali diversi, che a volte ci sono i carnivori e gli erbivori, e quindi dobbiamo trovare delle convergenze. E d'altronde adesso noi abbiamo preso del tempo, ma voglio ricordare un proverbio dei nomadi del deserto, e cioè prendi una pausa, arriverai prima. Quindi noi abbiamo preso una pausa di riflessione, ma siamo convinti che arriviamo, lo dice Vox Populi Vox Dei. Questo su tutti gli argomenti, insomma, sì, in discussione. È uno stile di gestione, cioè meglio chi va piano va sano e lontano. Noi siamo in tanti, abbiamo idee diverse, dobbiamo trovare delle mediazioni, ma quando l'abbiamo trovato, come sempre, la coalizione esce più forte, e ogni prova fino adesso le abbiamo superate. Io sono fiducioso che sarà così. Grazie. Arrivederci. E allora, adesso invece c'è anche l'assessora Arianna Facchini, con la quale affrontiamo, Giorgia, l'argomento più nel dettaglio relativo all'FVG Pride. Assessore, perché è stato concesso questo patrocinio con una netta separazione per quanto riguarda gli argomenti che si ritengono di carattere politico del manifesto. Però da parte degli organizzatori c'era stata una richiesta abbastanza imprescindibile, cioè o tutto o niente. Come si pone l'amministrazione rispetto a questo out? L'amministrazione comunale riceve richiesta legittima da parte di FVG Pride e allo stesso modo legittimamente risponde nelle sue possibilità, quindi noi diamo il patrocinio perché vogliamo sostenere il Pride. Come primo atto questa amministrazione, quando si è insediata l'anno scorso, ha scelto di aderire alla rete Redi, che è una richiesta che FVG Pride ha inviato a tutti i comuni anche quest'anno insieme alla richiesta di patrocinio. Questa adesione alla rete Redi implica per le amministrazioni comunali una serie di impegni, tra cui c'è il dialogo con le associazioni LGBTQIA+ del territorio. Questo è un dialogo che si è instaurato immediatamente da quando ci siamo insediati e che intendiamo continuare anche su alcuni punti del manifesto di FVG Pride che coinvolgono direttamente i comuni e le competenze comunali, come per esempio lo strumento dell'identità alias per dipendenti comunali, una misura che noi vogliamo reintegrare nel nostro programma. E proprio nell'ottica di questo dialogo con le associazioni queer del territorio, mi piacerebbe aprire un tavolo tecnico su questo argomento per lavorare insieme. Sì, considerate le tempistiche della giunta, quello dell'FVG Pride è un provvedimento che è arrivato abbastanza presto, quindi immagino che nella riunione di maggioranza di ieri sia stata un po' definita la linea da portare oggi in giunta. Ecco, ma avete già avuto modo di sentire gli organizzatori rispetto a quella che è una decisione che è arrivata oggi ma che era nell'aria, e cioè che sarebbe arrivato questo patrocinio, però con questa netta distinzione su alcuni temi che però loro ritengono fondamentali, come quello per esempio della Palestina? Ma io non posso parlare al nome di FVG Pride, che riceverà la risposta del sindaco in base a come concordato in maggioranza e valuterà che cosa farne. Grazie. A voi. Giorgia, allora l'assessore Marchiol mi dicono che non riuscirà ad essere con noi, però ci ha risposto già il sindaco De Toni sul tema di Piazza Garibaldi, e come avevamo ipotizzato prima che si chiudesse la giunta, la discussione deve essere stata abbastanza animata e lunga, perché alla fine poi non si è arrivati a nulla, quindi una fumata grigia, mettiamola così, è stato preso del tempo non tanto sulla decisione del da farsi, ma proprio sul tornare di nuovo a discutere con i partiti e quindi in ambito un poco più allargato su quello che bisognerà fare. E chissà che, insomma, il fatto che poi vengano messi in mezzo i partiti, è giusto che sia anche così, perché poi i partiti esprimono i loro rappresentanti in consiglio comunale e nell'amministrazione, per cui insomma la situazione è abbastanza, a mio parere, delicata, nel senso che sono delle spine, come le abbiamo definite noi, che il sindaco De Toni ha in questo momento difficoltà ad estrarre, e quindi che comportano ancora un po' di fatica.
fastidio, e vedremo la prossima settimana per quanto riguarda Piazza Garibaldi che cosa succederà. E la situazione però è ancora tutto sommato in stand by per quanto riguarda il patrocinio, perché è vero che la Giunta ha dato il patrocinio, è altrettanto vero però che su alcuni temi si è completamente dissociata, i temi di natura politica. Adesso bisognerà capire come FVG Pride prenderà questo patrocinio, e cioè lo accetterà così come è arrivato oppure lo rifiuterà per assurdo, perché i temi che il Comune ha deciso di scindere da questa decisione sono invece per loro imprescindibili. E questo sarà sicuramente tema dei nostri approfondimenti di giornata anche con i rappresentanti di FVG Pride. A te la linea, Giorgia. Grazie, perfetto Francesco. Beh, l'arca, la maggioranza, la giunta definita come l'arca di Noè è una cosa che ci ha fatto sorridere. La maggioranza è un'arca di Noè, quindi abbiamo provato già a identificare i vari animali, ma questo è un gioco di fantasia che ognuno di voi può fare. Esatto. Vabbè, insomma, è sempre così metaforico e comunque insomma simpatico nel modo di esprimersi il sindaco, questo assolutamente glielo dobbiamo, però non si è deciso, come diceva Croattini, giusto? Ma certo. Allora datemi 30 secondi la vostra opinione su quello che avete sentito, poi vi mando a pranzo. So che c'è il nodo ferroviario, prometto Croattini, la prossima volta che viene parliamo di quello, ok? 30 secondi. Ma io sorrido perché il sindaco l'ennesima volta vuole rinviare, questa parola l'abbiamo fatto con una mozione a proposito del patrocinio Italia-Israele, no? Abbiamo proposto questa mozione, il sindaco cosa ha fatto? Rinviamo, e noi abbiamo abbandonato l'aula perché adesso vuole rinviare di nuovo, quindi siamo contemporanei, siamo futuristi, guardiamo indietro, non sappiamo che pesci pigliare. Giusto, l'arca, ci mancavano anche i pesci, che non so se nell'arca possono stare, no, però non a questo punto problemi, mancano pesci. Anche i pesci. Erano felici i pesci, ma mancano anche quelli, che perché non sapete tanta acqua che metà bastava. Croattini, quindi tutto rinviato a lunedì. È un classico da... Arriverà la decisione lunedì? Sì. Io spero di sì. Sì, okay. Sì. Sappiamo che lei lavorerà anche per questo in questi giorni. Sì, e anche su altre cose, perché come detto prima bisogna andare avanti. Bisogna andare perché avanti. Siamo stati eletti per prendere delle decisioni avendo in mente una prospettiva per la città in questo contesto politico, climatico, eccetera. Va bene, allora ci rivediamo per le decisioni e ci rivediamo anche per gli altri temi che oggi non siamo riusciti a toccare perché sono le 13:20 e vi devo lasciare andare a pranzo. E allora, grazie mille ad Andrea Cunta per essere stato con noi, grazie a voi, mille a Lorenzo Croattini, è sempre un piacere. Buon pranzo a tutti. Buon pranzo a tutti e ovviamente noi continuiamo a tenervi compagnia subito dopo la pubblicità. Di nuovo insieme a Friuli in diretta, siamo pronti per dedicarci per una ventina di minuti allo sport con questo bel inizio di stagione dell'Udinese, di cui abbiamo parlato anche ieri sera. A Udinese Tonight l'abbiamo fatto con Hassan Camara. Vi siete detti, parlati in spogliatoio, dove volete arrivare? Con la squadra? C'è più sì. Ma va bene. No, scherzo. Dobbiamo essere calma perché calcio è difficile, può essere bene oggi e domani è disastro, quindi il più importante è di avere di base importante per fare una buona stagione. Se non abbiamo limita, se possiamo andare alla 7-6 andiamo, però dobbiamo essere calma e partita da partita dobbiamo lavorare per essere meglio da meglio. Scherza Hassan Camara quando nomina quella competizione che a Udine manca da 12 anni. Scherza, ma lo fa con una consapevolezza diversa. Fin dal ritiro infatti si respira un'aria fresca, nuova, più genuina. Il malumore dello scorso anno è stato spazzato via e Runiec è riuscito in poco tempo a responsabilizzare tutti, facendo sì che la squadra credesse nella sua proposta di gioco. E i calciatori quindi sono i primi ad essere consapevoli che si possa fare una stagione diversa dalle ultime, senza porsi obiettivi che generino ansia, ma con la
fiducia di poter quantomeno fare le cose per bene. Non manca poi anche un commento sul suo grande amico Florian Thauvin, che secondo l'ivoriano può fare addirittura ancora meglio di così. Cabasele, come dico sempre, è il mio capitano. E Florian è mio fratello, e a tre siamo sempre uniti e proviamo a lavorare bene, a mangiare bene. Quando possiamo andiamo fuori insieme, abbiamo un buon gruppo e dentro noi diciamo la verità. Così, quando va bene, quando ho preso il rosso, Florian è venuto per dirmi: lui mi dispiace, però deve essere più calma. E anche io, quando abbiamo giocato contro Bologna, dopo la partita ho visto Fran per dire: hai fatto questo male. Quindi abbiamo una vera amicizia. Com'è Thauvin capitano? Da felicità a Fran, perché lui ha bisogno di fiducia. Perché lui è un gran giocatore, però non sa ancora. Non sa di esserlo? Non sa ancora. In effetti sarebbe ora non che lo capisse. Contro la Lazio ha preso la palla e lui è andato da solo a fare il gol. Però lui non sa, lui è ancora, per me è ancora troppo timido, deve essere un po' più con fiducia, e penso che lui può essere ancora più forte. Però lui vuole solo il buono per la squadra. E belle queste, insomma, queste riflessioni, queste confidenze anche sulla loro amicizia, sul rapporto, insomma, sincero tra Camarà e Thauvin, che abbiamo ascoltato durante l'intervista di ieri sera. Ovviamente non poteva non chiarirci l'episodio dell'espulsione, cui avete sentito nel servizio che vi abbiamo mandato, dove dice che il capitano Thauvin gli ha detto: devi stare più calmo. Sentiamo lui come ha in qualche modo spiegato l'espulsione rimediata contro la Lazio. La verità è che possiamo mettere giallo, però il primo fallo, prima di andare mi sono fermato, ho visto la palla, ho provato da tirare, però quando vediamo il rallenti vado giù, non vengo così, quindi... Sì, cioè, esatto. Tu sei andato per coprire me è difficile, la... per me è difficile, volevo tirare la palla, sono andato su lui per fare male, tocco il destro, lui tocca il sinistro, è vero, scusami. E la palla va per giocare. L'ha toccata lui, no? Boh. Allora, quindi tu gli tocchi il piede destro, ma lui si tiene il piede sinistro. Vabbè, insomma, ha fatto un po' di confusione. Il secondo fallo. Quello di Baroneri, fa sempre. Due falli, due gialli. Si è confuso nel volo. Sì, però due falli, due gialli. Ok, non ci hai avuto un po' l'incubo di quel colore rosso? Sì. Ogni tanto si materializzava negli incubi quel colore rosso? È la prima e l'ultima. Ok, la prima e l'ultima, promesso qui, Ok, va bene, poi andremo a vedere tutto quello che è successo, però volevo capire da te così la prima impressione, quello che state vivendo in questi giorni, quanto siete felici di, insomma, essere partiti così. Beh, è diverso, non è diverso, però è come dire, sono contento, molto contento, perché abbiamo vinto la partita a casa, la prima. L'anno scorso abbiamo vinto solo una a casa, quest'anno la prima vinciamo la partita, quindi è benissimo. Però come ho preso un rosso sono un po' arrabbiato, perché ho lasciato la squadra. Alla fine abbiamo vinto, però sì, però poteva andare peggio, vero? Sì, perché sì, insomma, sì. Era un momento in cui si poteva subire la Lazio. E però il fatto che si siano portati a casa i tre punti vuol dire anche che, insomma, in condizioni di sofferenza questa squadra sa reggere. Esattamente. Quindi questo è il positivo che ci portiamo via, dai, dal tuo episodio. C'è tanto cose positive, perché abbiamo vinto la Coppa, abbiamo preso un punto contro Bologna, era difficile, però abbiamo preso un punto. Quindi questa partita la Lazio ha confermato la mentalità della squadra quest'anno.
E allora, Alessandro Sursa, ben trovato. È stato uno show quello di Camaraglia. Sì, 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 è arrivato senza più il ciuffo, si è presentato bene, molto simpatico, spontaneo, anche molto tenero con i tifosi. Un bel personaggio a San Camarà, assolutamente. E riflettevamo poi a telecamere spente quanto solo nell'atteggiamento dei calciatori che ospitiamo in studio vediamo una totale diversità rispetto allo scorso anno. Ce lo ricordiamo quando venne Camarà lo scorso anno in un momento di difficoltà, molto più teso, molto più triste, se insomma posso utilizzare questo aggettivo. Sì, anche più scontato. Più scontato, sì, è vero. Un po' tutto più grigio era. È vero. No, come quando noi diciamo che fare la trasmissione dopo una vittoria è una trasmissione che si fa da sola, perché c'è entusiasmo, i messaggi da casa sono comunque di un altro tono, gli ospiti in studio, anche i calciatori stessi, immagino. Io calciatore professionista non sono mai stato, però credo che anche per loro sia più facile venire a parlare dopo una vittoria, ma non solo in termini di cosa dire, anche proprio con i sorrisi che portano, l'allegria, certo. Quindi insomma... È stato di sicuro un Camarà che avevamo già visto molto sorridente, ma che insomma ha anche detto cose carine. Nonostante comunque si sia reso protagonista di un episodio negativo, perché non dimentichiamo che la sua espulsione poteva davvero costare cara. Ecco. Beh, io credo che su 20.000 della Blue Energy Stadium, almeno in 19.999, si siano rivisti il film dell'anno scorso col Sassuolo, dopo l'espulsione di Pagero. Il minuto era quello, il risultato era identico e 30 secondi dopo l'espulsione Castellanos va così dal palo di testa, quindi abbiamo sudato freddo, ma come avevi detto penso proprio tu ieri sera, vincerla così è anche un bel segnale, perché insomma hai dimostrato anche di saper soffrire. E poi di fatto, a parte il gol subito al 94esimo, l'Udinese non ha fatto un bus completo, non ha piazzato il bus completo in mezzo all'area, si è difesa ma con ordine. Assolutamente, è così. Allora, prima di entrare nel merito del mercato, perché ora qui chiaramente è la questione, no? In questa settimana venerdì si chiude e poi anche Rugnaic potrà capire chi ha a disposizione o no. Prima di entrare nel merito di questo, con tutte le novità che riguardano proprio le corsie laterali, ricordiamo l'appuntamento di domani, che è quello che va in qualche modo in scia a tutto quello che vi stiamo raccontando, no? L'apertura verso l'ambiente, la disponibilità, i sorrisi, la voglia di condividere tante cose con i tifosi, con l'ambiente in generale. Domani troverà un'altra data fondamentale, perché si riapre il Bruseschi. Alle 10:30, no? Quindi faremo una super diretta. Ho visto il programma, saremo in diretta dalle 8 e un quarto con Sveglia Friuli, che poi prosegue entrando in tema sportivo, e vi faremo vedere quindi tutto l'allenamento in diretta dalle 10:30 fino a quando di fatto poi finirà, con le interviste, con i momenti che verranno catturati dalle nostre telecamere in esclusiva, per poi passare ovviamente a Friuli in diretta alle 12, quindi praticamente 6 ore di diretta. Siamo abituati e di cui appunto le 2 ore centrali soprattutto saranno dedicate a questa ennesima, perché siamo all'inizio della stagione, ma è un'ennesima iniziativa dedicata ai tifosi, partendo dall'Austria a quel pomeriggio di luglio con 67 gradi all'ombra, con 2000+ persone, e adesso insomma è vero che i risultati aiutano, ma è anche grazie a queste cose qui che si ricrea l'entusiasmo e che arrivano poi i risultati, è tutta una concatenazione di eventi. È vero, in molti ci chiedevate anche via messaggio dopo quel primo allenamento a porte aperte se iniziando la stagione vera poi ci sarebbe stata nuovamente la possibilità, insomma l'intento di questo binomio Rugna e Schindler è abbastanza deciso, loro vogliono aprire e quindi ce l'hanno dimostrato, insomma la prima occasione utile. È un mercoledì mattina, è vero, qualcuno a lavorare, però è anche vero che i bambini non vanno ancora a scuola e quindi è un'occasione i nonni coi bambini è un'occasione perfetta, insomma prendete i nipotini, cari nonni, e portateli al Bruseschi domani, che ci sarà insomma l'opportunità di vedere da vicino l'allenamento, di incontrare i propri beniamini e di passare una bella mattinata in compagnia dell'Udinese. Tra l'altro ieri, scusa Giuse, se chiudo questo argomento sottolineando che anche ieri, tra i tanti messaggi che abbiamo letti, ne erano arrivati parecchi anche proprio per elogiare il lavoro che sta facendo Gökhan Inler dietro alle quinte, perché nessuno vuole togliere nulla ai personaggi che hanno svolto questo ruolo magari la scorsa stagione, però è chiaro che un Gökhan Inler fin da quando è arrivato, nonostante quell'addio burrascoso sul quale comunque lui poi aveva chiarito, però è arrivato, conosce l'ambiente, ha capito subito cosa bisognava fare.
e quindi ecco cosa deve fare un direttore come Gökhan Iller, e quindi insomma complimenti anche a lui, perché ha finito di giocare ieri praticamente ed è già focalizzato su quello che serve alla squadra e sta facendo veramente un ottimo lavoro. C'è anche lui dietro a questo grande momento dell'Udinese. Hai ragione, mi ha colpito tantissimo Iller, è una delle cose che mi ha colpito di più, sì, in questo inizio di stagione, perché veramente è la prima volta che lo fa di fatto questo mestiere. Lui ha risolto, no, il contratto col Beşiktaş il 30 giugno del 2024, non del 2008. Esatto. E quindi è dal 4 luglio è praticamente vive sì, totalmente dentro lo spogliatoio, insomma dalla mattina alla sera c'è sempre, c'è ovunque, ci mette la faccia, ma soprattutto vediamo questa determinazione nel portare avanti le sue idee, che è assolutamente qualcosa che non si vede spesso. Lui qua ha vissuto anni di un certo tipo e ha piacere di ricreare quell'atmosfera lì, poi i risultati sono una cosa che eventualmente arriverà e continuerà ad arrivare col tempo, ma creare l'entusiasmo male non fa, e Iller lo sta facendo veramente anche lui, perché abbiamo avuto complimenti per la gara di Toven, per Bjol che è stato un leader, per Karlstrom all'esordio, per Runjic, per la società, ma bisogna anche dire bravo a Gökhan Iller. Assolutamente. Ora il mercato non lo fa Iller, lo fa Nani insieme a Gino Pozzo, lo sappiamo, e questi sono i giorni decisivi. Andiamo a vedere un attimo il tuo servizio con gli ultimi, sì, aggiornamenti, poi ne parliamo. Sì. Via col servizio. Se ne parla da settimane, se non anche da mesi, il punto debole dell'Udinese è la fascia destra, un ruolo che per il tipo di calcio chiesto da Mr. Runjic, ma in realtà discorsi del genere si facevano anche nelle passate annate, è fondamentale per la doppia fase. Attenzione difensiva, sì, ma soprattutto servono qualità tecniche per essere una spina nel fianco degli avversari anche in fase offensiva. E per motivi diversi Kingsley, Ezebue e Festia Bosele non hanno mai convinto, nonostante l'ultima buona prova del classe 95 contro la Lazio. Ecco quindi che l'Udinese si prepara a piazzare un colpo proprio in quel settore, da Laika Solna e in arrivo l'esterno, classe 99, Rui Modesto. L'angolano è cresciuto calcisticamente in Portogallo prima di iniziare a fare alcune esperienze nel nord Europa, prima in Finlandia con l'Onca, poi appunto in Svezia con Laika. Esterno molto più offensivo che difensivo, è stato individuato proprio per le sue caratteristiche dallo scouting bianconero per certi versi, per esempio può ricordare un certo Nahuel Molina. Nell'ultima stagione ha disputato 20 gare mettendo a referto ben 6 gol e 5 assist e si candida in maniera importante per fare il titolare da subito sulla fascia destra. Su di lui c'era anche il Venezia, ma i bianconeri hanno vinto la concorrenza offrendo 1,5 milioni di euro. Nelle prossime ore il giocatore è atteso per le visite mediche e la firma sul contratto. Un vero e proprio blitz, quindi, che evidentemente fa pensare che ci possano essere state delle accelerazioni anche in uscita, con Ezebue cercato dal Colonia per quello che sarebbe un ritorno in Germania e De Bosele dai francesi del REM. Ne partirà probabilmente solo uno dei due, perché non è esclusa anche l'uscita in prestito di Esteves per fare esperienza. Per quanto riguarda invece la difesa, si segnala che è sfumato un possibile obiettivo dell'Udinese. Il giovane Facundo Gonzalez, classe 2003 della Juventus, è ormai ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Feyenoord, che ha chiuso l'affare con i bianconeri in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. A questo punto i bianconeri continuano a monitorare i profili dei soliti Sagnan del Montpellier e di Cesare, giovane argentino classe 2003 del Racing. Allora, questo è... arriva uno a destra, insomma. Arriva uno a destra. Io ammetto che non credevo che prima di un'eventuale partenza potesse arrivare, invece evidentemente l'Udinese ha capito che là qualcosa serve, l'abbiamo detto, Ezebue ha fatto una discretissima partita, sì, ma io credo che il problema Lazio, non sia forse Ezebue, ma esatto, quanto è Bosele. Esatto. Evidentemente Runjic non vede Bosele, non lo ritiene pronto, non lo ritiene in grado di poter eventualmente evidentemente crescere come tutti in realtà speravamo potesse fare, perché Festi veramente ha dimostrato di avere quello strappo là, però è cresciuto troppo poco in questi due anni ed evidentemente Runjic vuole altro, ma soprattutto a logica, e non ho notizie in merito, ma credo che se l'Udinese decida di affondare su Rui Modesto è perché evidentemente qualcosa si è mosso anche in uscita, cioè il REM probabilmente potrebbe aver detto ok, noi andiamo su Ebosele, allora l'Udinese è consapevole che Ebosele potrebbe essere ceduto, si assicura già Modesto. Quindi Ezebue infatti
potrebbe rimanere, perché la prova con la Lazio ti fa capire che magari non è l'esterno da 7 gol e 5 assist, ma è un esterno solido che può giocare titolare se Rui Modesto ha bisogno di un attimo di tempo, ma può essere una validissima alternativa, e allora sì che diventerebbe un'alternativa di lusso. Nel momento in cui deve fare magari tutte 38 le partite, forse si chiede anche altro, e quindi se esce Bosele entra Rui Modesto. Non abbiamo aggiornamenti dal Porto, quindi finché non ci sono nuove... Perez qua, non Perez abbiamo aggiornamenti qua. Da Roma, non finché non ci sono nuove sulla Lazio, Biole qua, come abbiamo visto nel servizio, un prospetto molto pronto è stato lasciato andare, e questo anche qui si cerca di collegare un po' il puzzle. Evidentemente l'Udinese o valuta che gli altri due profili, Sagnan e Di Cesare, siano più validi di Facundo Gonzalez, oppure se ha lasciato andare con semplicità Facundo Gonzalez al Feyenoord, penso che possa sperare di tenere Perez e Bion, tutti e due. Tutti è vero, e due. Poi, è venerdì alle 17, ti arriva l'offerta Monster, l'Udinese è capace di vendere, abbiamo visto anche con Beto, perché l'Udinese l'ultimo giorno, negli ultimi anni, ha sia comprato, sì. Beto stesso l'aveva comprata l'ultimo sì. giorno, Deulofeu l'aveva comprata l'ultimo sì. giorno, Pereira, Makengo, tutti, anche l'anno scorso, banalmente, Davis ha preso Davis, l'ultimo certo, giorno. Certo. Però ha anche venduto nelle ultime ore, quindi... Non possiamo avere quindi, certezze. Occhio, occhio, occhio. Venerdì è il peacemaker, tenetelo ancora fermo lì, sì, perché sì. sì, saranno ore veramente incandescenti. Poi bisognerà capire cosa farà Silvestri, per esempio, perché è arrivato Sava, insomma, portieri ce ne sono anche tanti, e è chiaro che Silvestri a questo punto... Silvestri è stato incastrato dal puzzle dei portieri, che non è mai partito perché Scuffetto non è andato al Milan. È stato incastrato da Scuffetto. Per assurdo sì, e poi... E qua in realtà sono abbastanza perplesso. Altre squadre hanno fatto scelte che o non sono convinte che Silvestri abbia ancora recuperato dal problema fisico, perché in realtà lui sta bene adesso, già da un mese passa, però non me lo spiego, non capisco perché l'Empoli per esempio non ci abbia pensato e abbia preferito prendere Vasquez, che sarà di sicuro un valido prospetto, però non aveva mai fatto una stagione titolare in Serie A. Lo stesso Monza ha scelto Turati in prestito secco, quindi vuol dire che a fine anno torna al Sassuolo, quando poteva eventualmente prendere Silvestri. E anche in B il Palermo ha preso Sirigu, il Sassuolo ha preso Moldovan. È rimasto al momento, 27 agosto, col cerino in mano, come si dice, e l'Udinese però, per paura tra virgolette che lui giustamente trovasse squadra, ha dovuto prendere Sava. Adesso si crea veramente un affollamento in porta, perché non dimentichiamoci neanche di Padelli, che comunque è un validissimo secondo barra terzo portiere. Il giovane Piana ne ha 5 adesso l'Udinese, 2 devono andare. Sì, qualcuno deve andare. E chiaramente in questo momento Silvestri non ci sembra, cioè nel senso, non ci sembra abbastanza chiusa la porta, nel senso che in questo momento Okoye non ha grossi rivali, no? Cioè non è che dici nemmeno mi gioco, cioè in questo momento Okoye è forte. E fa un punto di forza di questa squadra. Poi io credo che se Silvestri dovesse rimanere nella sua testa l'obiettivo di provare a prendersi farà, quel posto là, ce l'avrà, perché insomma io non ritengo che Silvestri sia al di sotto di Okoye per quello che ha fatto vedere nei primi 2 anni. È chiaro che però in questo momento qui è difficile ricambiare le gerarchie. Però se Marco Silvestri rimane a Udine, quello deve essere il suo obiettivo, anche per trovare delle motivazioni, perché altrimenti fare 6 mesi o un Mamma anno... Mia. Sì. È difficile. È difficile. È difficile così, anche se sei un grandissimo professionista, è difficile. Quindi vediamo anche per lui che cosa si svilupperà nelle ultime ore. Va bene, 3 giorni, 3 giorni e mezzo e poi sì. sapremo la verità, non c'è molto da aspettare ancora. Tanto questo pomeriggio torna pomeriggio sì, Udinese ovviamente. Sì, perché riprende la preparazione dell'Udinese, che ovviamente deve già dimenticare la gara con la Lazio, anche questo era un tema ieri sera, no? Attenzione, prima di lanciarvi in facile entusiasmi, perché l'Udinese, lo sapete, è molto capace nell'alternare partite è belle e partite brutte. E quindi focus sul Como, che tra l'altro ieri ha pareggiato 1-1 a Cagliari, ha trovato il primo punto in Serie A, ha fatto esordire Nico Pass, che è il talento del Real, avrà una settimana in più di allenamento, quindi occhio, non è una gara scontata come tutti purtroppo potrebbero anche pensare. Assolutamente. Quindi testa al Como, ieri era un giorno di riposo per la squadra che oggi riprende ad allenarsi e noi saremo lì con ovviamente pomeriggio Udinese. Perfetto, grazie ad Alessandro Surza. Grazie a te, grazie a voi. Grazie a voi per averci seguito come sempre e buon proseguimento di giornata.